C'è stato l'impegno di tutta la città di Torino dietro il congresso nazionale della SIFO, la Società Italiana di Farmacie Ospedaliere dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. E ne è a testimonianza la presenza del sindaco Fassino, che ha partecipato a una tavola rotonda sul tema dei giovani. Allora, signor sindaco, innanzitutto le chiederei un commento sulla presenza a Torino del congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri. Beh, è una presenza importante che sottolinea il valore che ha Torino sia dal punto di vista congressuale e convegnistico. Ormai Torino è sempre di più meta di congressi nazionali e internazionali, molti appunto delle professioni, e sottolinea anche il valore che ha questa nostra città dal punto di vista sanitario, medico, perché è una città che da sempre investe e sviluppa sul sistema della salute molto e è in grado di esprimere quindi delle eccellenze importanti. Senta, signor sindaco, lei ha spiegato che Torino sta cambiando pelle, da città prettamente industriale sta diventando una città votata all'economia della conoscenza. In questa metamorfosi che ruolo possono giocare la salute e la scienza? Sì, Torino è una città che in questi 20 anni ha conosciuto una grande trasformazione, da una città manifatturiera, produttiva, industriale, classica, a una città che senza perdere il suo profilo industriale però è sempre di più una città che vive dell'economia della conoscenza, è una città che sempre di più è sede di centri di eccellenza di ricerca, di tecnologia, di innovazione, è una grande città universitaria, è una città che ha investito molto in cultura, il sapere e la conoscenza come diciamo una nuova frontiera per dare alla città sviluppo e crescita. E in questo campo investire nella ricerca scientifica, in particolare nella ricerca scientifica applicata alla vita, come è la ricerca che si applica al sistema sanitario, al sistema medico, è importante e noi lavoriamo perché Torino diventi sempre di più sede di questa ricerca. Bene, senta, per ultimo un messaggio per i giovani, soprattutto per i giovani che si avvicinano alle professioni sanitarie come quella del farmacista. Beh, il messaggio che dobbiamo dare ai giovani è quello di investire sempre di più sul sapere di cui possono disporre. Quanto più una persona sa cose, sa fare cose, tanto più ha più possibilità di scelta per la propria vita. Il vero valore aggiunto che oggi possiamo dare ai giovani è quello di mettergli a disposizione un bagaglio di conoscenze che gli consenta di aprire le porte che spesso sono chiuse. E certamente il settore sanitario, il settore farmaceutico, il settore medico, tutto ciò che attiene alla salute è un campo di straordinaria potenzialità, perché sempre di più abbiamo bisogno di investire su ciò che serve alla vita delle persone e investire sul loro benessere, sulla loro cura, sulla qualità della vita e sulla possibilità che ciascuno possa vivere con un'identità psicofisica vitale e sana è fondamentale. Quindi c'è un enorme spazio su questo, in questi settori, in questo campo, ma abbiamo bisogno di investire sempre di più in termini di ricerca, di sapere, di conoscenza, di attivazione di opportunità di intrapresa e di iniziativa, perché non siamo solo noi a fare questa scelta, nel mondo si investe sempre di più sulla salute, dobbiamo farlo anche in Italia. Dobbiamo essere competitivi, insomma. E si è competitivi se si investe molto sul sapere e sulla conoscenza.